recente mi sono recato a Torre del Greco e sembrava l'occasione giusta per ripercorrere i luoghi di Don Nicola Ciavolino, un prete archeologo scomparso troppo presto. Don Nicola nasce nella cittadina corallina l'11 febbraio del 1943, esattamente un mese dopo, l'11 marzo, viene condotto al battesimo nella Basilica di Santa Croce. Nella parrocchia di Santa Maria del Principio, Don Nicola incontra il suo parroco, Don Salvatore Maglioni, suo insegnante anche di religione, il quale lo invita a frequentare l'Azione Cattolica e il gruppo apostolico parrocchiale. Nel 1956 si iscrive all'Azione Cattolica Torito Starace, nella parrocchia di Santa Maria del Principio, e che diviene per lui ragazzo sensibile e generoso, naturalmente dotato di spiccate doti, un'importante scuola di socialità. Il 29 marzo del 1972, nella cattedrale di Napoli, fu ordinato sacerdote per mano del cardinale Corrado Lussi. Il 10 gennaio del 1973 fu nominato viceparroco nella parrocchia di Santa Maria del Principio, un incarico che rivestirà fino alla morte. Il 29 marzo scorso fu organizzato dalla sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra la presentazione degli atti del convegno di studi tenutosi a Napoli l'8 maggio del 2015 dal titolo Nicola Ciavolino a 20 anni dalla scomparsa. Il presbitero, lo studioso, l'arcologo, volume monografico della prestigiosa rivista Campania Sacra. A presiedere i lavori del convegno avrebbe dovuto esserci Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, che impedito da impegni improrogabili affidò la sua lettera di saluti al professor Gaetano Di Palma, vicepreside della Pontificia Facoltà Teologica. In essa tratteggia i dati salienti della vita di Don Nicola. Ascoltiamo. Persone che hanno conosciuto, hanno anche in qualche modo avuto modo di apprezzare Don Nicola. Io vi leggo il lungo, spero che insomma resistiate, il lungo saluto del cardinale, perché in effetti questa parte è stata scelta da lui. Poi evidentemente insomma ci sono state varie coincidenze per cui non gli è stato possibile intervenire. Ma anche in segno di stima e di affetto ci ha voluto lasciare questo messaggio che vi leggo, ricordando innanzitutto questo. Don Nicola, nato nella sua Torre del Greco l'11 febbraio 1943, battezzato esattamente un mese dopo, l'11 marzo, ha fatto della passione per l'archeologia una missione che si manifestava nell'entusiasmo dell'insegnamento come ulteriore testimonianza di fede e di dedizione alla formazione dei futuri presbiteri e di laici,
studenti della sezione San Tommaso d'Aquino della nostra Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. La sua carriera è fatta di faticosità per il grande impegno nello studio e anche dal punto di vista poi ecclesiale si iscrive all'Azione Cattolica nella parrocchia di Santa Maria del Principio, dove il parroco Don Salvatore Maglione, suo insegnante di religione, lo accoglierà, facendo emergere le sue capacità e soprattutto incentivando l'entusiasmo. Al convegno presero parte anche i relatori Monsignor Giovanni Carrù, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, il professor Marcello Rotili, direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ed il professor Gennaro Lungo, direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli, quest'ultimo legato a Don Nicola da una profonda amicizia. Presero parte al convegno anche numerosi amici ed i familiari di Don Nicola. Ascoltiamo dalla voce di Monsignor Carrù l'attività archeologica di Don Nicola ed il suo fecondo rapporto di collaborazione con il padre Barnabita Fasola. Di archeologia cristiana presso la facoltà teologica. È stato accennato, e lo ribadisco, il suo nome è legato specialmente a quello del padre Barnabita piemontese, Umberto Maria Fasola, insegnante di topografia cimiteriale e rettore del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana a Roma. Don Nicola, dopo averne seguito i corsi, divenne, passi il termine, il braccio destro del padre Barnabita, padre Fasola, che proprio in quegli anni aveva intrapreso una poderosa campagna di scavo nelle catacombe di San Gennaro a Napoli. Quegli scavi si rivelarono particolarmente fortunati e provocarono importanti scoperte archeologiche, che si continuano ancora oggi, che confermarono le notizie provenienti dalle fonti documentarie. Il padre Fasola, con l'aiuto di Don Nicola, scoprì il sacello che conteneva le reliquie di San Gennaro, martiri di Pozzuoli, lì sistemate dal vescovo partenopeo Giovanni I nella prima metà del V secolo. Proprio in corrispondenza del sacello, nella catacomba superiore, gli scavi intercettarono la famosa cripta dei vescovi, dove furono sistemati in arcosoli decorati anche con mosaici restaurati recentemente, i corpi dei presoni napoletani del V secolo, proprio a cominciare da Giovanni I. Nonostante i suoi impegni di archeologo, non trascurò mai i suoi impegni parrocchiali. Dal 1971, infatti, decise di vivere nella canonica insieme al suo parroco, con il quale ne condivideva la responsabilità con la funzione di viceparroco. Don Nicola avvertiva un legame di comunione profonda e viva con le chiese campane delle origini, con la loro fede apostolica che ancora oggi ci raggiunge attraverso il tempo. Egli seppe leggere nelle antiche pietre con la perizia dello studioso e con il cuore colmo di stupore del credente.
non ho paura di niente, non ho paura di niente di nessuno. Ho paura solo di sentire l'odio dentro il mio cuore, ma non ho paura di null'altro. Questa è la sintesi del pensiero di Don Nicola, che ritornò prematuramente alla casa del padre il 29 agosto del 1994. Sul suo feretro, una lucerna antica e la Bibbia consumata, i segni della sua missione.